Onorevole, apre questa seconda giornata il convegno del Lido parlando diciamo, della legge sull'autismo. Ecco, che cosa rappresenta questo testo di legge? La legge sull'autismo rappresenta una realtà molto attesa dalle famiglie, soprattutto da loro, perché i problemi che riguardano i bambini che rientrano nello spettro autistico sono molto vari, molto complessi, molto articolati e c'era bisogno di fare ordine. La legge in realtà è una legge molto semplice, che parte dalla definizione di quello che è l'autismo, lo collega direttamente a una serie di dichiarazioni internazionali, una per tutte, la dichiarazione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e particolarmente i diritti dell'infanzia per i bambini, chiamiamoli così, portatori di disabilità a vario titolo, e poi pone due richieste molto forti, già all'articolo 2. Una all'Istituto Superiore di Sanità perché riveda le linee guida e le riveda alla luce delle nuove evidenze scientifiche senza però fermarsi all'età dell'adolescenza come era nel caso delle linee guida del 2013 che tagliando fuori le problematiche specifiche dell'autistico adulto in qualche modo intrappolava il discorso lasciandolo come dire frammentato, no? La seconda cosa è la richiesta molto forte al Ministero della Salute perché includa le misure di tutela dell'autismo all'interno di quelli che sono i livelli essenziali di assistenza. Questo nel primo e il secondo articolo. Il terzo articolo, che è il più lungo, in realtà fa riferimento alle problematiche specifiche della presa in carico del bambino autistico, quindi rimanda a quelli che sono i centri specializzati, evoca la formazione di team multiprofessionali e multidimensionali, fa un riferimento molto forte a quella che è lo stile dell'abilitazione e riabilitazione di questi bambini, mettendo l'accento sulla scuola e sulla responsabilità della scuola e dei docenti, quindi anche sulla necessità di offrire loro una formazione adeguata. Si sofferma sul valore delle associazioni, generalmente associazioni di genitori, e quindi crea all'interno dell'articolo 3 una articolazione di quelli che sono le stanze di tipo sanitario, le stanze di tipo didattico-pedagogico, le stanze sociali e quelle che per noi sono le principali, le stanze familiari. L'articolo 4 è tutto dedicato alla ricerca scientifica nell'autismo e disgraziatamente l'articolo 5 dice che tutte queste cose straordinariamente importanti vanno fatte a isorisorse, che tradotto in un modo molto semplice ci dice però che non c'è uno stanziamento economico sulla legge. Sono affermazioni di principio, sono affermazioni importanti e noi insisteremo perché queste affermazioni non restino parole in libertà ma si traducono in scelte concrete.